La Giunta regionale dell'Umbria il 5 gennaio 2022 presentava le due linee di indirizzo adottate per il piano di gestione dei rifiuti. Entrambe, spiegava la Presidente Donatella Tesei, poggiano le loro basi sui risultati del lavoro svolto dal Comitato Tecnico Scientifico, dall'Assessorato e dalle strutture tecniche regionali. Il primo indirizzo della nuova pianificazione intende dare slancio ad un maggior recupero di materia attraverso l'incremento della raccolta differenziata, il riciclo e l'introduzione della valorizzazione energetica. Il secondo prevede la riprofilatura di 3 delle 6 discariche ancora attive sul territorio regionale. Tra quelle che non rientrano nel piano vi sono Pietramedina di Perugia, Sant'Orsola di Spoleto e Colognola di Gubbio. Per quest'ultima si prevede la cessazione di utilizzo e la messa in atto di tutte le misure necessarie alla chiusura in sicurezza e l'attivazione della successiva fase di post-gestione, un'operazione che per la discarica Eugubina appare particolarmente complessa. La discarica di Colognola nel tempo ha evidenziato numerose criticità di carattere ambientale. Nella relazione presentata da ARPA Umbria alla Commissione Ambientale di Gubbio il 19 febbraio 2021, la discarica Eugubina veniva censita tra i siti contaminati del comune, ovvero sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio CSR risultano superati. Andiamo adesso a vedere che cosa contiene questa database per il comune di riferimento, quindi il comune di Gubbio. Troviamo fondamentalmente 4 procedimenti, uno relativo alla discarica di Colognola, uno a Ditta Ciliegi, nel località San Lorenzo, già facendo una lavanderia industriale, poi una area industriale di Padule. Quindi queste sono localizzate, fate, e hanno delle schede di riferimento ognuna per ogni procedimento. La discarica oggi non rientra più nell'anagrafe dei siti regionali contaminati, ma viene costantemente monitorata da ARPA con controlli annuali e semestrali. La frequenza di controllo dei 5 impianti è fissata conformemente a quanto previsto da una delibera di giunta regionale del 2018. In questa delibera si stabilisce che la frequenza è in relazione ad un'analisi di rischio che viene effettuata periodicamente su ciascun impianto e che tiene conto di diversi fattori, tra i quali anche le eventuali precedenti violazioni accertate. Dall'analisi di rischio si definisce un piano di ispezioni che viene pubblicato dalla Regione sul proprio sito. Per quanto riguarda la discarica, come vedremo nella successiva diapositiva, alcuni tipi di controllo sono semestrali. Vediamo ora nel dettaglio il tipo di controlli effettuati iniziando dalla discarica di Colognola. I controlli sono relativi alla verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative, con particolare attenzione alla verifica degli impatti della discarica sulle matrici ambientali tra cui acqua e suolo. In particolare si effettuano semestralmente analisi con la ricerca di numerosi parametri sui pozzi ubicati sia internamente che esternamente all'area di discarica, sulle acque di ruscellamento, sulle acque del fosso Padule che transita ai piedi della discarica, verificando le eventuali differenze tra i campioni a monte e a valle della stessa. E facciamo anche analisi sul percolato che viene condottato all'impianto di depurazione di Sant'Erasmo. Il suolo e i sedimenti del fosso Padule vengono invece controllati annualmente. Oltre ai controlli programmati, effettuiamo controlli in caso di segnalazioni che per la discarica sono quasi esclusivamente riconducibili alla presenza di cattivi odori presso l'abitato di Ghigiano e di Padule. I residenti che vivono nei pressi di Colognola per anni hanno denunciato le criticità generate dalla convivenza con la discarica. Nel 2016 avevano dato vita ad un comitato spontaneo lamentando una situazione insostenibile di esalazioni maleodoranti e condizioni di manutenzione precaria delle vie di accesso all'impianto. Oggi, malgrado la diffidenza nel parlare a microfono, raccontano i difficili momenti passati. Ci vergognavamo di fare cene a casa per via del cattivo odore che esplodeva soprattutto nelle ore serali, racconta uno di loro. ARPA rilevò criticità che portarono alla chiusura di un nostro pozzo, riferisce un altro. Il comitato fece sentire la propria voce soprattutto nel 2018-2019, quando, contrariamente a quanto previsto, la discarica non arrivò a saturazione e il comune di Gubbio decise di mettere a disposizione ulteriori 100.000 metri cubi di spazio senza necessità di ricorrere ad ampliamenti per il conferimento dei rifiuti, occasione questa anche per introitare soldi da accantonare per il post mortem. La decisione di incrementare gli sversamenti in discarica per 100.000 metri cubi ci trova contrari anche alla luce dei livelli
livelli di inquinamento riscontrati nel sito, scrivevano in una nota gli abitanti della zona. Si tratta, continuavano, di una bomba ambientale che rischia di essere potenziata al solo scopo di aumentare le entrate comunali e senza alcuna garanzia per il futuro riambientamento della discarica. Negli stessi anni, nel novembre del 2018, venne avviata l'indagine della Procura della Repubblica di Perugia sulla discarica di Colognola a carico del sindaco Filippo Sirati, archiviato nel 2020, e di altri 4 tecnici eugubini accusati di violazione delle norme ambientali nella gestione dell'impianto. Le stesse vennero rilevate nel biennio 2016-2017 dal NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, che metteva in luce infiltrazioni di percolato nelle acque. Oggi dunque la discarica di Colognola si trova a dover fare i conti con la sua stessa fine. Il progetto di riambientamento, a firma dell'ingegner Luigino Capponi, tecnico esterno, è stato approvato nel Consiglio Comunale del 27 ottobre 2021. Esso prevede l'isolamento dei rifiuti dell'ambiente esterno, la minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua, la riduzione al minimo della necessità di manutenzione, la minimizzazione dei fenomeni di erosione, la resistenza agli assestamenti e ai fenomeni di subsidenza localizzata. L'ingegner Capponi spiega che il progetto definitivo approvato procede secondo 3 fasi. 1. La modellazione e riconfigurazione della morfologia dei luoghi secondo i profili autorizzati dall'AIA, l'autorizzazione ambientale integrata vigente anno 2014. 2. La stesa di un pacchetto di 4 geotessili, tra cui una geomembrana impermeabilizzante per confinare idraulicamente il corpo di scarica dall'esterno, che garantiranno la protezione e l'impermeabilizzazione del corpo di scarica da non desiderati ingressi di acque meteoriche in grado, a contatto con i rifiuti, di produrre percolato. 3. La stesa di un adeguato spessore di terreno agrario per garantire la protezione del pacchetto di copertura e l'attecchimento di arbusti ed essenze arboree locali in grado di garantire la perfetta rinaturalizzazione dell'area. Il costo totale dei lavori è di oltre 3 milioni di euro, soldi che il comune di Gubbio avrebbe dovuto accantonare negli anni passati, scorporando dalla quota di conferimento la parte destinata al riambientamento. In sostanza, per ogni tonnellata di rifiuto smaltito a Colognola, i conferitori hanno versato negli anni passati e versano tuttora una cifra che è comprensiva anche dei costi di riambientamento futuri della discarica e che per legge deve essere tenuta da parte e non spesa. Il comune di Gubbio questa cifra non l'ha messa da parte, almeno fino ad un certo momento. Di queste risorse che sono necessarie, la nostra amministrazione, già a partire dal 2014, quindi dal mandato precedente, ha accantonato risorse per 1 milione di euro, che chiaramente non sono sufficienti a coprire tutto l'investimento iniziale che sarà necessario, ma che sono comunque una parte significativa per poter procedere. Da sempre il nostro impianto è stato inserito all'interno della pianificazione regionale come un impianto non strategico e quindi non destinatario di investimenti pubblici e via dicendo, ma di fatto sempre a disposizione di tutti i comuni dell'Umbria, soprattutto in momenti di emergenza, momenti di necessità, per poter accogliere i rifiuti degli altri comuni. Noi ad oggi abbiamo ancora una piccola capacità residua, quindi dovremo ancora portare degli ulteriori rifiuti per arrivare al profilo finale dell'impianto completo, e anche da questi conferimenti contiamo di poter ricevere ulteriori risorse che ci porteranno ad avere quasi 2 milioni di euro, no? Quando è la fine. La discarica di Colognola rappresenta da anni una questione spinosa su cui si è discusso e vi è ancora molto da dibattere in termini ambientali, politici, economici, nonché storici. Uno degli interrogativi è se quel luogo fosse il più idoneo per realizzarvi un impianto per smaltire rifiuti, vista la presenza nell'area intorno di una vecchia miniera di lignite. Nel volume La miniera di Branca, note d'archivio a cura dello storico locale Fabrizio Cece, si legge che tra le miniere attive nel primo ventennio del 1900 a Gubbio vi era quella di Colognola, di proprietà dell'Istituto Fondi Rustici. In Gubbio, storia delle risorse, delle industrie, degli storici locali Maria Vittoria Ambrogi e Giambaldo Belardi, l'esistenza del giacimento di lignite è confermato. Si legge che in esso, nel dicembre del 1921, a causa della crisi del settore, dei 200 operai occupati ne vennero licenziati 56. La miniera di Colognola era collegata alla stazione di Padule mediante un binario di raccordo dello scartamento di 0,95 metri progettato dall'ingegner Ferri. Una storia ancora tutta da scoprire, ma che anima un interrogativo. Sappiamo davvero tutto di questo sito e di quello che è presente nel sottosuolo?